Ok. Benvenuti a tutti, siamo qui con il nuovo appuntamento e con un ospite d'eccezione, Massimo Wertmüller, l'uomo per bene, corretto, che sa emozionare, l'uomo di grande talento, preciso, gentile, discreto, dotato di grande, grande sensibilità. Chi non conosce Massimo Wertmüller? Ci saluta anche la nostra Maggie oggi, che è qui con noi in diretta. Benvenuto Massimo, benvenuto al sindaco Luca Macario e all'assessore Vanessa Bonaiti. Grazie, buongiorno. Grazie infinite. Grazie della bella presentazione, che non merito. No, è troppo poco. Prego Massimo. Allora, intanto dicevo fuori onda che sono felice di vedere, sempre felice quando vedo un sindaco così giovane, cioè una persona che può decidere delle altrui destinazioni e fati con questa età giovane, vuol dire avere in carne e ossa una rappresentata una speranza, perché questi tempi insomma non aiutano, ecco, in questa direzione. Poi se volete ne parliamo. Intanto però volevo cominciare ringraziando Bergamo, a parte il fatto che è stata la prima città che è stata colpita in questo modo così feroce, e siccome era sconosciuto anche più violento, sconosciuto il modo, sconosciuto il virus, sconosciuto tutto, quindi è stata colpita nel modo più violento possibile. Ma per me rappresenta un ricordo incancellabile che, di cui Emanuela è stata testimone diretta, perché io lì ho portato, caro sindaco, un monologo di Pierpaolo Palladino con i miei amici Pino Cangelosi e Fabio Battistelli come musicisti in scena, che salutiamo, carinissimi, che salutiamo a interpuntare diciamo questo racconto teatrale, che è un racconto detto in un romano un po' antico sull'amicizia di un cocchiere romano nella Roma di Pio VII e della restaurazione papalina, in sostanza post-napoleonica. La storia di un'amicizia fra questo cocchiere romano che viene incaricato di scarrozzare per Roma a nascondersi in questa Roma però notturna, violenta, un contino milanese in odore di giacobinismo, di carboneria. Io poi l'ho fatto diventare bergamasco là a Bergamo, come faccio a bergamaschi. Ma ho detto, figurate te dove ci andiamo a mettere, perché erano i tempi in cui, che ne so, la mia amata Atalanta, mi piace tanto perché l'Atalanta rappresenta il contrario della Juventus, cioè il tifo per una squadra che non è così potente, non c'ha quei soldi, non c'ha quel coso, non c'ha quei campioni, ed è solo, i suoi successi sono solo frutto del lavoro, della passione. Per cui per me, a me piace tanto, ma quando vidi i tifosi dell'Atalanta salire con un tank su una macchina giallorossa di un romanista, ho detto, io adesso vado là e succede qualche guaio. Invece c'è una critica bellissima di un tale signore che si firma Pep sull'Eco di Bergamo, che disse, sono entrato prevenuto. Invece devo dire che questo è cominciato una cosa bellissima che ha scritto. Abbiamo conservato e stanno su YouTube, insomma, gli applausi dei bergamaschi al Donizetti. È una cosa da accapponare la pelle, perché evidentemente è un pubblico, prima di tutto, educato al teatro, poi onesto. Quindi appena ha visto la buona fede di un racconto che voleva solo essere esclusivamente e sinceramente teatrale a 360 gradi, e ha visto il lavoro che c'era dietro, ha fatto un applauso alla fine che non ci ha mandato più via. Ecco, da standing ovation, davvero, bellissimo, lo ricordo benissimo. Io ero testimone. Partiamo da questa gratitudine. Una settimana stupenda, stupenda. Tra l'altro ti ricordi, incontrammo anche un allenatore dell'Atalanta. Bravissimo. Quando andammo a pranzo, fu molto molto bello che si complimentò con te. Emanuela ci ha fatto da anfitriona. Ah, io non me la ricordavo Bergamo è bella sotto, per carità, ma è meravigliosa sopra, per cui
Io sono rimasto a bocca aperta, cioè l'Italia, ecco che piano piano ci avviciniamo, caro sindaco, a quella zona tremenda, mefitica, che è la politica. Io credo che dovere della politica sia capire intanto dove poter investire per il futuro. Io credo che la politica debba avere innanzitutto un passo più lungo, cioè una visione del futuro, non dell'immediato, che sia avulsa finalmente da interessi, lobby, devo dire di sì a quello, ma non posso dire no, allora dico ni. No, no, dall'Ilva, passando per la costruzione di un nuovo capitalismo, per esempio, più verde, solidale, circolare. Voi fermatemi e sparate se vedete che io tracimo. Vai tranquillo. Capito? Però per dirci fra amici tutto quello che ci dobbiamo dire. Allora, uno di questi investimenti è proprio la bellezza di questo paese. Perché quando io facevo le tournée, adesso francamente ho già dato, non è che mi va molto di girare, andare in giro, però se quando lo facevo, se lo dovessi rifare, ti accorgi che l'Italia è fatta di bellezze che altre nazioni del mondo neanche si sognano. Ora, attenzione, la bellezza dell'Italia che trovo io quando vado in giro non è solo quella che non ha nessun altro al mondo. Per esempio quest'estate, e qui entriamo anche, io poi faccio parentesi, apro, chiudo, ma l'idea di aver investito così poco in tempi di Covid nello spettacolo all'aperto, in un paese che offre, in un paese che offre dal teatro romano a quello, io ho recitato in una vecchia cisterna romana in disuso a Segni, vicino Frosinone, romana, era di una bellezza, stava su un cucuzzolo di un colle che guardava sotto Segni, tutta illuminata. Allora, sai, è una cosa da infarto, era tutto pieno, regolarmente distanziato, tracciato, ma era tutto pieno. Vuol dire che la gente ha tanta sede, fame di teatro e di partecipazione. Altro che... Sì, sì, quest'anno è stato veramente difficile tra le norme. Poi la difficoltà anche, immagino, di organizzare uno spettacolo all'aperto con l'imprevisto, il tempo, eccetera. Quindi diventa molto più complicato. Però l'investimento è sicuramente importante. È importante perché con una fondamentale. Io riallacciandomi, scusami, abbiamo... no, per carità. Mi faceva piacere ricordarlo, visto che hai parlato del Teatro Donizetti, che quest'anno è stato anche completamente restaurato. Purtroppo non è stato potuto inaugurarlo, diciamo, in presenza, ma c'è stata una bella inaugurazione trasmessa in streaming. E questo è stato, secondo me, anche un simbolo, nel senso che in un momento così difficile per la cultura, per lo spettacolo, comunque è un motivo di rinascita anche di un teatro importante in una città come la nostra, particolarmente colpita, è stato sicuramente un gesto importante. Assolutamente. Simbolico. Simbolico, sì. Tutto. No, anche noi abbiamo un piccolo anfiteatro, piccolino, un anfiteatro verde abbiamo inaugurato quest'anno, Massimo. Però piccolo, hai capito, Manuela? Graziosissimo, proprio. Bellissimo, ma sicuramente sarà una meraviglia da dover far vivere, perché quello che deve recuperare, credo, Roma non ne parliamo proprio. Quanto ha perso in termini di rapporto con la cultura, di rapporto vivo con la cultura, perché la gente a pochi soldi, con un biglietto politico chiamato così, scendeva nelle piazze, nelle vie, per vivere la cultura dentro la bellezza della città. Questo lo puoi fare in tutto il territorio nazionale, perché stavo dicendo pure che è impressionante quanto sia molto italiano anche il profumo la sera per certi paesi, quando cammini, del pane cotto, e quanto sia molto italiano questo muro nudo di intonaco antico, vecchio, lasciato ancora lì, quanto sia la piazza paesana, tutto questo aspetto che rischia di essere solo nostro, perché il resto del mondo non restaura ma abbatte e ricostruisce, forse. Francia no, e manco in Inghilterra. Vaglielo a dire ai francesi di toccare la loro cultura.
vedi come reagiscono anche i tedeschi, anche gli inglesi. Noi sembra che è una cosa che sia una cosa che non ci appartenga, no? La cultura, il bene culturale, che è un nostro biglietto da visita, che è un nostro grande investimento, sembra non riguardarci. Invece, per esempio, col FAI, no? Col Fondo Ambiente Italia, ti accorgi che quei beni culturali sono un capitale nostro, cioè noi siamo i padroni, ecco, in termini di privatismo e, no? E di imprenditoria privata. Imprenditoria. Siamo noi i padroni di quei teatri romani, siamo noi che dovremmo restaurare il verbo esatto che ci distacca dal resto del mondo. Dobbiamo fare i conti con questa maleducazione civica media dell'italiano medio, ma l'idea sarebbe quella di costruire un mondo migliore. E lì arriviamo piano piano a un investimento più verde, a un investimento più di politica ambientale nuova, perché temo che non esiste mondo e paese migliore, più etico, se non dentro un alveo di rispetto per l'ambiente, di rispetto per la natura, di rispetto per gli animali. Noi dobbiamo ricostruire, secondo me, un mondo nuovo, e lo può fare solo una nuova politica, perché ahimè, caro sindaco giovane, pieno di simboli e di speranza, la politica di oggi a me mi pare proprio che non dia questi segnali. Mi sembra sempre in un'eterna campagna elettorale dove lo slogan gridato, spesso vuoto, fallace, alle pance della gente, vinca su, capito? Su, per esempio, un'idea, un progetto di vita nuova che non è possibile oggi evitare. No, secondo me quel... guardate adesso, per fortuna c'è una testimonianza diretta, guardate l'acqua che mi entra dentro casa là dietro a me, vedi come scende, sì. Un povero artista in disuso, vedi? Un povero artista abbandonato con l'acqua che gli entra dentro casa, una figura, hai capito, ormai, no, in disarmo, via. Ma dunque, Massimo, tu sei testimonial della campagna contro l'abbandono dei cani, tu da sempre ti batti per questi diritti, ed è bellissimo. Ti dirò che noi, ad esempio, nel nuovo piano diritto allo studio a scuola abbiamo inserito proprio con forza e con volontà, perché ci crediamo noi tutti, vita da cani, proprio in collaborazione con una clinica veterinaria qui del posto. Abbiamo organizzato questo progetto che accompagna i bambini per sensibilizzarli al contatto con gli animali, alla loro tutela, alla cura, ma anche nel rapporto con la disabilità, che è importantissimo. E questo è, ad esempio, uno dei progetti che noi abbiamo inserito proprio credendoci, con forza. E, beh, tu che sei da sempre testimonial dei diritti dei nostri animali, considerati oggetti, non soggetti, con tutto quello che ne consegue, perché insomma sugli animali ci sono delle atrocità indegne che ahimè non hanno la giusta punizione. Assolutamente. Cosa ci dici? Bravissimo. Ah, niente, hai detto tutto tu. Io qua, allora, apriamola larga. Se mi dovessero chiamare, ma non lo fanno purtroppo, quindi mi dovessero chiamare in una televisione, che ne so, in un talk a parlare, prima di tutto non ci andrei, perché oggi la polemica fa tanto palinsesto, quindi io mi metterei, invece che in una situazione utile per gli animali, in una situazione dannosa, perché la polemica non è mai costruttiva. Ma se andassi, potrei dire tre parole e andarmene io a mia volta, perché se uno parla di etica non c'è molto da discutere. Cioè, se uno dice per me non esistono vite di qualità inferiore e vite di qualità superiore, già finisce il discorso, perché che puoi discutere? Cioè, per te non è così, per me è così. Però oggi assistiamo, eccolo quel mondo da ripensare, no? Oggi assistiamo a questo inasprimento delle situazioni, della situazione climatica,
che è parente, anche il virus lo è, delle nostre cattive abitudini. Fra queste rientra l'alimentazione carnivora, per cui noi sappiamo per certo, basta dare, io do sempre un elemento, uno solo per riflettere, ci vogliono 15.000 litri di acqua per fare un chilo di carne. Poi, se uno pensa ai terreni di coltivazione, se uno pensa, sì appunto, l'acqua al cibo che servono, se uno pensa ai gas esalati, se uno pensa ai terreni, ai pezzi di terra per allevare il bestiame, capisce che il mondo non ha, non può avere risorse infinite. Ora, la richiesta che fa la gente, noi, il popolo, io non più, di carne è talmente alta che poi questo ci sta appunto spingendo al galoppo verso un punto di non ritorno. Perché prima si diceva che mica è una bella notizia, abbiamo solo 10 anni per salvarci la vita. Oggi non si dice più manco questo. Quindi è chiaro che se non si vuole, è comunque un dovere della nuova politica pensare a questo. E per me è una questione etica, cioè io quando ho capito, io, probabilmente te, Emanuela, tutti noi, siamo passati per un passato fatto di carne. Sì. Oggi ancora è endemico questo discorso, non, come si dice, come dicono quelli bravi, non abbastanza attenzionato, perché se tu vedi le pubblicità ci sono le mucchette che ti sorridono poco prima di entrare in un mattatoio magari. Poi ci sono le mammine che danno complici certe sventole di carne così o di prosciutti ai loro figli, condannati quantomeno alla gotta, sicuro. Quelli sono bambini condannati sicuro alla gotta, non è possibile che non abbiano gotta. Quei bambini se mangiano 75 kg di prosciutto al giorno, non è possibile. Quindi è uscita la tua romanità, scusami se ma quando mi arrabbio, o mesce la romanità perché è volgare, capito? O mesce un po' di umbro, mamma era umbra, capito? Allora andiamo, capito? Basta, no? Quello è l'accento umbro che mi piace tanto a me. Comunque, per dire, scivolo, hai capito? Scivolo. Però, rimanendo sulla sostanza del discorso, tutto questo va capito, altrimenti non se ne esce vivi. Io, per me, è stato un incontro etico questo. Ero anch'io un carnivoro e mi ricordo pure che passai per un mattatoio dove degli agnelli erano agganciati a un gancio, vivi, attenzione, vivi, ad aspettare la loro morte, con le mamme pecore sotto che piangevano e loro che gridavano di paura e di dolore. Io ho fatto, oh mamma mia, e sono scappato. Oggi, su quel pensiero me lo sono voluto far tornare alla mente, per suggerire chiunque oggi, lo so, purtroppo bisogna essere feroci quando si parla, ma sinceri. Chi se ne frega dei diritti alla vita, come invece fanno i vegani, gli animalisti, oggi, dovrebbe farsi una passeggiatina in un mattatoio e capire cosa c'è dietro quel piatto, dove io non vedo più una pietanza, ma vedo una vittima. È un click mentale che mi è scattato a me, guardando negli occhi i miei due cagnolini, guardando la tua, per esempio. Se tu la guardi negli occhi, come guardi tutti gli animali, loro conservano pura, semplice, genuina, disarmata, una scintilla di vita originaria, quella che li ha procreati e che viene da chissà dove, da quando è nato il mondo, che noi dovremmo tramandare così pulita nei nostri occhi, ma che ci si sporca dalla fanciullezza in poi per lo stress, per il dolore, per l'età che passa, per il male chi lo frequenta, ma gli animali invece conservano intatta fino a che non muoiono. Già solo per questo loro restano gli unici indicatori di vita su questo pianeta. Noi non lo siamo più. Noi siamo indici di distruzione di vita, spesso. Loro no. Già solo per questo loro hanno maturato diritti più importanti dei nostri su questo pianeta. Già solo perché sono più antichi abitanti di questo pianeta, dovrebbero avere un'attenzione maggiore. Detto giustissimamente tu, Manuela. Già la legge non li considera tali.
già la legge li considera oggetti e non soggetti. Ecco, quando uno ha capito questo, siccome chi pensa ai bambini per fortuna ancora c'è, chi pensa alle ingiustizie sociali per l'uomo, per l'essere umano ancora c'è, molto poco esiste chi si occupa dei diritti degli animali, perché non hanno voce per farlo, non è mai abbastanza farlo. Allora, a me questa partecipazione civica nel mio piccolo, io non faccio niente, ma già il social è un modo per militare, certo, no? Per metterci la faccia. Appena ho capito questo, nel mio piccolo sta sostituendo la passione per qualsiasi altra cosa, la passione civica. Perché credo che la passione civica, oggi poi non ne parliamo, sia un dovere per tutti quanti e che dia un quarto d'ora di vita che ci abbiamo, dia una dimensione più nobile del nostro ombelico. Quando ho capito questo, cerco di rendermi utile. Tutto qua. No, ma poi è una battaglia sicuramente importante che va nella direzione della sostenibilità, eccetera, ma che secondo me questa dell'alimentazione può essere vinta esclusivamente associando il discorso etico che giustamente facevi tu, anche un discorso di educazione alimentare che va recuperata, perché in questi decenni l'abbiamo persa. Molto spesso se si toglie la carne dall'alimentazione, dalla dieta, diciamo così, quotidiana, settimanale di una famiglia, di un bambino, di un adulto, si lascia un vuoto, perché comunque abbiamo disimparato l'alimentazione che era quella tradizionale, italiana, eccetera, quindi fatta di tanti legumi, di cereali, di farine non raffinate. Quindi bisognerebbe probabilmente accompagnare questa spinta etica anche con una nuova spinta di educazione alimentare che va per forza recuperata, perché altrimenti senza la carne ad oggi molti non saprebbero più cosa mangiare. Hai perfettamente ragione. È un problema educativo e quindi politico, parliamoci chiaro. Io è sempre colpa nostra, insomma. No. Responsabilità, attenzione, cioè se io facessi il politico domani mattina, rinunciando ovviamente al mio di lavoro, perché non li saprei fare due lavori insieme, cioè anche questo, no? Vedi tanta gente che sta lì dentro, non eletta da un plebiscito popolare, ma da amicizie, da movimenti e partiti, non dal popolo, come invece succede spesso localmente, come è successo a te, come consenso. E allora il discorso è diverso. Invece, ecco, questa dovrebbe essere una responsabilità primaria della politica. Avere appunto una gittata del proprio sguardo lontano, più lontano, etico, importante, e invece tante volte ti accorgi che la diatribetta locale, non locale nel senso buono il termine, cioè del comune, ma locale nel senso di un cortiletto, di un condominio, va bene? Vince sulle necessità reali. Ora, il fatto che il clima ci stia gridando ogni giorno la sua richiesta d'aiuto dovrebbe essere la politica ambientale ai primi posti delle agende, non de Palazzo Chigi, ma le agende di tutto il mondo. Invece hanno preso in giro sta ragazzina Greta Thunberg, che non ha fatto altro che risvegliare le coscienze, di portare giovani in piazza, per giovani come te, per rivendicare il proprio futuro. Prima non succedeva, prima di Greta, questo non succedeva. Non succedeva che il mondo riparlasse di clima e capisse che dopo questo virus la politica ambientale è una politica assolutamente necessaria e davvero impellente, che il clima è un tema davvero urgente. Non come tanti che sbandierano, capito? No, quelli vengono tutti dopo. La salute del pianeta, che è la salute nostra, di casa nostra, viene sempre prima di, che ne so, i diritti di qualche categoria, va bene? Secondo il mio modesto avviso. Pertanto io sto seguendo chi parla di questo, trasversalmente, ma chi si è sempre occupato di clima e ambiente ha oggi ovviamente di più la mia povera e umile attenzione. Ma chi oggi parla, lo vedi che si preoccupa di dire: io da domani mi devo occupare
di una nuova economia verde, solidale e circolare, che vuol dire anche nuovi posti di lavoro. Certo, significa spendere, però hanno speso, mi perdoni Dio, hanno speso milioni per ste sedie girevoli delle scuole, no? Va bene? No. Perché non spendere domani per una nuova economia verde e solidale? Perché finalmente non si mette a norma l'Ilva? Perché? Eh no, perché interessi? No, questo non funziona più. Perché se non ricostruiamo una vita e un mondo migliori, non ne usciamo vivi, a parte che una pandemia nuova troverà sicuramente altro terreno fertile, se non questa non se ne andrà mai. Ma non ne usciamo in questo modo. La politica deve avere domani, secondo me, domani mattina, un respiro più alto, altrimenti non se ne esce. Colgo l'occasione per raggiungere un particolare. Noi, guardando un pochino anche la normativa italiana, perché poi a livello di altri paesi europei è iniziato un pochino prima questa evoluzione, però da noi solo nel 2004 c'è stato un cambiamento in senso favorevole rispetto a quello che era un po' l'interpretazione, la visione che diciamo la politica ha cominciato ad avere nei confronti degli animali. Quindi pian pianino da oggetti si è cominciato a considerarli come esseri viventi, però ancora oggi mancano tutta una serie di tutele necessarie. Calcolate che fino a pochissimi anni fa ancora erano oggetto di pignoramento. Quando una persona non pagava gli animali, anche gli animali d'affezione, potevano essere oggetto di pignoramento, glieli potevano portare via, come fossero, che ne so, uno sgabello, una televisione. Anzi, paradossalmente la televisione potevano non portartela via perché ti serviva per la tua quotidianità, ma il cane sì. Soltanto negli ultimi anni c'è stata questa evoluzione in senso, se vogliamo, favorevole, quindi almeno gli animali d'affezione non sono più stati oggetti in questo senso, come merce di scambio. Però veramente, guarda, io concordo pienamente con tutto quello che ha detto Massimo, anche nel senso dell'eticità del tipo di alimentazione, soprattutto man mano che si cresce con l'età. Io credo che un'evoluzione nel senso che hai esposto tu sia non solo utile ma doverosa, perché sia per una questione di sostenibilità appunto sia per una questione morale. Ma ribadisco, noi siamo ancora veramente lontani da quello che a mio dire può essere la concretizzazione di un paese etico e che veramente sia un paese che parla di diritti, un paese di diritti. Un paese di diritti quando, come dicevi anche tu prima, non considera comunque degli esseri viventi una vita di serie A o piuttosto che una vita di serie B. Quindi veramente concordo totalmente e ti ringrazio anche per le osservazioni che hai fatto. Ma tra l'altro, se posso, visto che ricordavi il 2004 come cambiamento, inizio di un cambiamento sui diritti degli animali, è di quegli anni anche il patto dei sindaci, quando sostanzialmente la politica a livelli alti, nazionali, europei, ha delegato ai sindaci l'obiettivo di raggiungere migliori standard di sostenibilità. Ed effettivamente sono state proprio quelle azioni che sono state poi efficaci. Quando si è dato la possibilità alle amministrazioni locali di avere le risorse e di poter organizzare qualcosa che fosse sostenibile, questo effettivamente è stato fatto, si è concretizzato. Adesso, per esempio, a Torre Boldone ci sono tutti gli edifici comunali, pubblici, che hanno pannelli solari sul tetto, piste ciclabili. Lo dico, non è neanche merito mio, perché sono neoeletto, insomma. Però è stato fatto. Quando veramente si dà la possibilità a livello locale, nel piccolo, di migliorare la qualità di un posto ristretto, questo viene effettivamente fatto. Cerchiamo di farlo nel nostro piccolo anche con gli animali, dall'iniziativa che ricordava Manuela prima. Abbiamo una raccolta, per esempio, di generi alimentari sia per le colonie feline che per i canili. Cerchiamo di sensibilizzare e pubblicare sul nostro notiziario anche la possibilità di adozione di cani nei canili. Penso che è questa un po' la rivoluzione che è stata fatta negli ultimi anni, no? Quando si dà più voce agli aspetti locali,
poi tante voci insieme fanno un coro che si fa sentire. Sì, ma la rivoluzione, Luca, viene prima di tutto nelle famiglie. Le famiglie, molte famiglie ancora non hanno questo senso civico, e quindi a maggior ragione deve venire dalla scuola. È stato introdotto obbligatoriamente, giustamente, l'educazione civica. È stata introdotta in maniera un po' arraffata, nel senso che non è proprio precisa nemmeno la modalità con cui queste lezioni devono essere, appunto. Però cioè, e si parla spesso dell'agenda 2030, quindi sostanzialmente di tutto quello che riguarda l'ambiente, e però secondo me, poi probabilmente mi sbaglierò, ma anche nell'agenda 2030 a livello internazionale, dove si parla di ambiente, poco e niente viene detto per quanto riguarda la figura degli animali. E questa cosa, se non ci crediamo noi per primi, non riusciremo neanche a farlo passare ai ragazzini. È vero. Questo, la rivoluzione culturale deve partire da noi, e deve essere necessariamente impartita anche dalle scuole, che ricordiamoci non sono soltanto luoghi di istruzione, ma prima di tutto di educazione. Certo. Posso? Grazie, no. Vanessa, grazie. Io vorrei inserirmi in questo discorso interessantissimo per dire, però, attenzione, perché senza parlare nello specifico di Torre Boldone, per cui non ho difficoltà a credere che la volontà, che è la chiave di tutto, di fare bene, di fare meglio, a Torre Boldone non ci sia, certo, ci sarà sicuramente, ma parlando in generale, il tema dell'animalismo, insomma, intanto io metterei un titolo, mi augurerei che domani la gente di potere sia, sì, ingegneri di ponti, per esempio, che sia, sì, urbanisti, per bacco, che sia chi costruisce anche fattivamente un mondo migliore, ma che sia fatto anche, come posso dire, di filosofi, perché serve un modo nuovo di vedere la vita. Allora, di verdi, di ecologisti e di animalisti, perché deve essere anche qualitativamente un mondo migliore, non quantitativamente. Ora, detto questo, quali sono i nemici? Le lobby, per esempio. Allora, il discorso che fate voi si infrange, purtroppo. Ci sono delle regioni intere che pensano che il fucile sia la risoluzione di un problema di popolazione, di sovrappopolamento territoriale, fino al punto di violentare un ecosistema. Allora, tu non risolvi il problema dei lupi o degli orsi sparando, non lo risolvi così, lo risolvi con campagne di sterilizzazione, lo risolvi con recintamenti, come cavolo è il sostantivo, ma comunque, di recinzioni. Direi, vedi, quando mo fra poco viene l'umbro, guarda, fra poco entriamo nell'umbro. Problemi di recinzioni elettriche, elementi di dissuasione che esistono, che non possono essere assolutamente lo sparo. Poi c'è la caccia, il cacciatore, questo vigliacco che si sveglia all'alba di mattina per andare a togliere vite, come lui dice, sport, come vecchio rito, come, che è una cosa assolutamente incomprensibile, che tu non puoi comprendere e accettare che sia normale che con una specie di piccolo cannone accuratamente nascosto togli la vita a una creatura che vola, una che corre, ignara, quindi indifesa. Almeno nella preistoria lo sfidavano a mani nude, l'orso. Perché? Perché è uno sport, perché è un rito, ma non esiste al mondo, e vai con l'attentato anche all'ecosistema. A Roma, che dovrebbe essere quella città, no? Un po'. Mi sentite? Sì. Non vedo più Manuela, eccola. Sì, ci sto, che ogni Roma, tanto va comunque, via la. Che parliamo di una capitale, no? A Roma, quando è stato? Diciamo l'altro ieri, va. Hanno sparato in un parco per bambini a una famiglia di cinghiali, mamma e cuccioli, che erano andati lì per mangiare, procurarsi cibo, fra i rifiuti che la gente lasciava per terra. Quindi era colpa della gente. E comunque gente di quel quartiere che ormai aveva allevato questa gli da portavano loro pure da mangiare e da giocare, perché erano ormai come i cani, una famiglia di cinghiali assolutamente innocua. Questo fatto, simbolicamente, per fortuna non raddoppiato,
da un altro cinghiale che è stato salvato e portato in aree invece protette, grazie all'intervento di Daniele Diago, Emanuela Bignami, che è una volontaria, perché i volontari non possiamo mai finire di ringraziarli abbastanza. Infatti, altro che... Questa cosa qui faceva i conti con un protocollo, maledetti i protocolli e i bandi che hanno stanno distruggendo piano piano, perché il bando di concorso, altra parentesi, mi dilungo, ma o serve per fare le cose, o se serve per paralizzarle, non è meglio uno che con il proprio nome e cognome, la propria competenza, si assume le responsabilità di decidere qualcosa, se il bando paralizza. Ora, il protocollo a Roma, non credo solo a Roma, prevedeva che di fronte ad animali selvatici ci potesse essere solamente la sedazione e l'uccisione. Questo protocollo è stato saltato dopo i cinghiali famosi del poverini del parco giochi bambini al centro di Roma, via della Cava Aurelia. È stato sormontato, superato da un intervento personale, e la seconda volta non è stato applicato questo protocollo, ma è stato applicato il fatto che, come al primo esempio dei cinghiali che sono stati poi ammazzati di fronte a bambini che piangevano, che chiedevano, supplicavano di non ucciderli, di fronte a una possibilità di portarli già lì in aree protette che non è stata manco ascoltata, stavolta questo cinghiale disperso a Villa Panfili è stato portato in un'area protetta. Questo per dire che la volontà territoriale, la buona volontà territoriale e l'operato anche di persone di buona volontà, oggi, come diceva anche Vanessa, fa cazzotti con una serie di ostacoli insormontabili che sono gli interessi economici, le lobby, i protocolli, e quindi un discorso di educazione generale, sicuramente giustissimo, che avete detto, è necessario, è fondamentale, perché altrimenti, a fronte di alcuni elementi che ci dicono che qualcosa è cambiato, t'aggiungo il gelato vegano, che è fra i gelati Algida. Quando mai c'è stato un gelato vegano anni fa fra i gelati commerciali? Quindi qualcosa sta cambiando, ma dobbiamo adesso spingere molto questo tema per arrivare a un'educazione civica che sia endemica, come è endemico, perché il bambino manco se lo pone questo problema, come è endemico oggi mangiare animali. Così dovrà diventare endemico saper gestire una dieta che non prevede solo questo tipo di alimentazione, altrimenti non ne usciamo vivi. Sì. Ma poi perché non sarà un mondo... Allora, io dico sempre che il mondo è inutile che si arrabbiano, vogliono mangiare in santa pace la fettina di carne. Mi dispiace disturbare, però sarà sempre più civile quel mondo che non dovrà più ammazzare nessuno per alimentarsi, di quel mondo che continuerà a farlo. Questo è poco, ma sicuro. La civiltà di un popolo alla fine si misura da come tratta gli animali. Gandhi. E l'abbiamo fatto mettere pure sulla lavagna luminosa, quella che abbiamo all'esterno della del comune. Sì. Bravi. Qui siamo tutti certo, pronti. Dal locale, come fai di nome, perdonami, sindaco? Luca. Luca. Caro Luchino, c'è niente da fare. Dall'attività locale può partire anche l'esempio. A me piacerebbe tanto che Roma, la mia Roma, diventasse laboratorio di tutto quello che stiamo dicendo. Temo non sarà così. Roma è diventata... Roma, per esempio, c'è mali da estirpare che, ma manco, hai capito, l'escavatrice riuscirà. A proposito di buche, e dico, c'è una corruzione endemica, c'è queste lobby che diciamo... Però mi piacerebbe tanto che da Roma, e se parte da Torre Boldone, da Bergamo, piuttosto che da Taranto, il segno, hai capito, della necessità di migliorare le cose, ma ben venga, che è un fatto, diceva bene Vanessa, educativo.
Ma lo sai, Massimo, che qualcuno aveva anche contestato il fatto di mettere una frase come quella che abbiamo pubblicato, perché sembrava per qualcuno una mancanza di rispetto verso la gente, ed è stata ovviamente mia cura precisare che le due cose devono andare di pari passo. Non potrei mai avere veramente rispetto delle persone se contemporaneamente non sarei in grado di rispettare chi invece persona non è. Ma certo, non ci sarà mondo etico se non c'è un mondo ecologico attorno. Sì. Ma vedi, cara Vanessa, io abbasso la voce, no? Questa roba della democrazia va bene fino a che il popolo, la gente, ragiona. Dopo io comincio ad avere dei sospetti, perché se la gente a percentuale parliamo, sì. Questa che oggi si assembra per strada e, capito, sembra non esistere più il Covid, ti dimostra che non è c'ha sempre ragione. La gente elesse Hitler, la democrazia elesse Hitler. Quindi a me, quando la gente fa così, mi pare un ostacolo al miglioramento, no? Certo, sì, sì. Allora, torniamo un po' al teatro, dai, che sono... Tu arrivi dal laboratorio di Gigi Proietti, giusto? Eh sì. Ecco, dai, raccontaci un po' qualcosa. Com'era il Massimo da bambino? Che ti dico? Io ti dico che innanzitutto... L'hai nominato solo in una cosa tragica, sì. Come la morte, capisci quanto e come a una persona ci sei legato. Persona, ho detto. Sì. Per l'Italia significa aver perso un genio, un numero uno, l'ultimo numero uno, secondo me, che c'era. Per me significa aver perso un fratello maggiore che mi ha insegnato tanto. Così come avevo perso un padre, un secondo padre in Gigi Magni e in Antonello Falqui, allora mettiamola così, uno zio. In Gigi per fare famiglia. Ho perso un fratello maggiore. E lui mi ha insegnato quanto la vita e anche il lavoro nostro possa essere un gioco. Lui spargeva senso ludico attorno a sé, anche, soprattutto, ecco, quando lo portavi a cena, per esempio, lì c'era il Gigi più bello, perché era chiara la sua generosità. Gigi viveva per spargere sorriso, era proprio impegnato a farti ridere, nel senso buono del termine, a far ridere il tuo cuore. E questa è stata la più grande, la più bella, il più bello insegnamento di Gigi. E io mi porto sul palcoscenico, sempre meno, Manuel, sempre meno, quel senso ludico che mi ha accompagnato sempre, quello che mi ha portato anche sul palcoscenico dei Donizetti, perché se no non le sosterresti quelle sfide, no? Io che parlo romano antico di fronte a Donizetti, Piano e Bergamaschi, ma è una sfida persa in partenza. Se non c'hai quel senso ludico, dove? Non ce l'hai. È vero. Per fortuna che ho incontrato tanta gente onesta lì nei spalti. Però per dirti che lui mi ha dato prima di tutto quello. E niente, io venivo da una passione per questo mestiere che ha preso piede perché avevo fatto invece l'esame per direttore della fotografia. Poi fui talmente deluso da tutti gli altri che erano raccomandati, me l'hanno detto poi in separata sede, perché io avevo fatto un esame bellissimo, ma ho inseguito Pasqualino De Santis, per grande direttore della fotografia, dirmi: Massimo, stai tranquillo, hai fatto una cosa bellissima, allora perché? Per quale ragione? Però ha deciso quell'esame e ha deciso quell'altro che ho fatto per essere preso al laboratorio di Proietti su questa storia tra la fotografia, che era una mia passione con la camera oscura a casa, e la recitazione, che invece io coltivavo dall'epoca di scuola, quando con le passioni di Cristo fatte a scuola io facevo la voce di Jacopone da Todi dietro una porta chiuso in uno sgabuzzino con tutte le scope, con i stracci da per terra, una dai puzza. Facci qualcosa, dai. No, non ce l'ho io, non so. Guarda come fa, non ce l'ho un come si chiama, un il repertorio non ce l'ho io, ma comunque dentro a sta stanzetta, questo si chiama sgabuzzino, io dovevo fare Jacopone da Todi e mi emozionavo dietro a sta porta. Ho capito allora con Renato Giordano,
che è un valente regista, fondammo la compagnia La Pochade e andammo a recitare al Teatro Abaco, la cantina. Roma era piena di cantine vive, belle, del Teatro Off Romano, di Mario Ricci, l'Abaco, e mi ricordo ancora le risate di nonna, zia Lina, mamma e papà. Papà diceva, tanto siamo fra amici, quando doveva venirci a vedere a noi della Pochade, diceva a mamma: Letizia, ma stasera andiamo a farci questo nuovo attentato allo scroto? Voleva dire andare a vedere suo figlio, Massimo. Perché facevamo delle cose tremende. Jean-Paul Sartre, Morti senza tomba. Facevamo l'Edoardo II di Marlowe. Facevamo Lou Bourgeois, ma senza saperlo fa. Per cui, per esempio, si incantavano le cassette della musica, si incantavano, si rompevano. Allora, quando entrava il re con Edoardo II di Marlowe, invece di avere le trombe, ci avevi ste pernacchiette, perché si incantava una figura tremenda faceva sto povero re. E c'era nonna e Lina che ridevano come pazze. Noi però eravamo drammatici. Le edizioni tutte sbagliate. C'era chi zagaiava in scena. Te dico, guarda, una tragedia vera. Però capì con quella palestra che era una mia passione. Io andavo a rubare le tende a casa per farci la scena, andavo a prendere le luci per metterle, divertirmi a mettere le luci, era veramente una grande passione. Oggi ti devo dire che, sempre politico il discorso, ma no, purtroppo anche culturale, tutte ste i salotti buoni a Roma, è una grande provincia, per esempio, cosa che non è invece la provincia vera. Roma è provinciale. Allora l'intelligenza, hai capito? I salotti buoni, le stanze dei bottoni, questo sì e quello no, mi hanno fatto un po' disamorare per tutto quello che devi ingoiare, che non è esattamente ed espressamente e precisamente il mio lavoro, ma quello che ci sta intorno. Certo. Questo mi ha un po' stancatello, ma un po' stancato. Ma quando parte una luce rossa di una macchina da presa o quando si apre un sipario, io mi riaccendo, mi piace tanto, è quella la mia vita. Beh, hai nominato tua zia Lina, insomma, indimenticabile ovviamente, finalmente è arrivato l'Oscar alla carriera, insomma, che meritatissimo. Bello anche quando lei, appunto, da grande femminista l'ha chiamata Anna, almeno era per tutti. Te lo ricordi, l'Oscar andava chiamato Anna. Ah, almeno è di tutti, giustamente. Quanto ha pesato su di te questo cognome? Se ha pesato. Brava Manuela. Ammazza che dito che metti nella piaga. Purtroppo è stato, lo devo dire purtroppo, un grande peso alla caviglia. Madonna mia. Se mi fossi chiamato come mamma Ciani, probabilmente avrei fatto, probabilmente, tutta un'altra carriera. Posso dire di buono che a questo il mio cognome. Io ho respirato da subito e nel migliore dei modi l'aria. Cioè io oggi se vedo un set, vedo una roba di casa, familiare, che mi piace tanto. Non vedo solo un luogo di lavoro, hai capito? E ho capito quanto la cultura, quanto prepararsi, perché Lina fa parte di un mondo del lavoro che non c'è più. In quel mondo del lavoro lì si curava il particolare, perché il particolare era il tutto. Vi ricordo che un macchinista che spingeva il carrello di una macchina da presa di Fellini era in giacca e cravatta. Vorrà dire qualcosa, no? Hai detto tutto, è certo. Io quella cura, quell'amore, quella qualità l'ho respirata subito. Però per farti capire anche il rapporto con Lina, perché non dirlo, non è stato sempre solo normalmente d'amore, rose e fiori, perché ero il figlio di papà, il rapporto tra papà e Lina non era roseo, per cui pur essendo fatto di amore vero, tanto amore, insomma, non facilissimo, ecco. E quindi tutto questo apparato Bert Muller non è significato per me
Hai capito? E non è detto, e non credo che io oggi non paghi in qualche maniera anche questo cognome nella, in un, per quanto riguarda un giudizio sereno sul mio lavoro, no? Certo. Nessuno mi convincerà mai che questo cognome, nel bene, ma soprattutto nel male, non infierisca, non influisca quando si tratta di scegliermi, no? Nelle certo, cose. Certo. Altrimenti, immagino. Guarda, certo. Diciamo subito, Manuela, se io non avessi avuto degli incoraggiamenti, critiche, gente, dal mio lavoro, io ne avrei fatto un altro, che me frega. Io disegno bene. Sei un bravissimo, infatti. Hai visto, bravissimo. Che me bravissimo. Frega. Studiavo quello, andavo libero e indipendente. Sì, sì, è vero. Che mi frega? C'ho avuto una famiglia d'avvocati, facevo l'avvocato, no? Non è che io sto aggrappato all'arte, hai capito? Se no non respiro. No. Mi piace. Senti, moltissimo. Ma con Anna state portando un bellissimo spettacolo, La gente di Cerami. Come no? Dici un L'abbiamo po'. Fatto La gente di Cerami, adesso mm-hmm. diventa difficile anche riprendergli gli spettacoli. Ah, ecco. Speriamo di poterlo. Anna Ferruzzo. Anna no, Ferruzzo. Chi? Ecco. Mia moglie, meravigliosa attrice. Abbiamo fatto sì. La gente di Cerami con Norma Martelli, le musiche di Nicola, i due grandissimi no. musicisti di Nicola, Alessio Mancini buonanotte, io ormai mi avvio serenamente a un crepuscolo. No, è che fra un po' è ora di pranzo. Ecco. Mettiamo così, va, mettiamo così. Ma comunque, volevo dirti che... Perché? Perché stavo pensando a questa cosa che è stato pure il primo spettacolo che io ho ripreso dalli con le confidenze personali dopo quella grande operazione che ho avuto io al cuore. Sì. Poi sono tornato in gioco e il primo spettacolo che abbiamo fatto è stato La gente. Attenzione, quell'operazione avrebbe dovuto migliorarmi il motore, per cui dovrei stare meglio di prima. Non è che... Però è stata importante, indubbiamente. Certo. E allora sono legato affettivamente a questo e sono legato anche qualitativamente, artisticamente allo spettacolo perché ha raccontato un certo Vincenzo Cerami, molto intimo, molto particolare, con i testi scelti da Norma Martelli e da Aisha Cerami, appunto la figlia, che ha portato a costruire, raccontare un mondo particolare che era tutto di Vincenzo Cerami, cioè l'epica del quotidiano, l'epica del grigio, l'epica del banale, l'epica del piccolo, che non è affatto... È molto ceramioso come argomento e non era per niente scontato saperlo riprodurre. Invece ci ha dato una marea di soddisfazioni. È uno spettacolo, hai ragione, molto interessante. Ottimo. Sergio Colicchio, il pianista meraviglioso, sì, era Sergio Colicchio. Andiamo bene, andiamo. Ma sapevo che ci saresti arrivato, con calma. Perché stavo distratto da quello che dovevo dire. Bene, guarda, quindi speriamo davvero che tutto riprenda con un grande augurio per tutta l'umanità, davvero, perché questo momento così drammatico dovrebbe averci insegnato qualcosa ad ognuno di noi. Una cosa è certa, penso io, mai come adesso la cultura è importantissima, perché la cultura ti salva. Bravissimo. E non ce n'è. Però tu sei una che vede il bicchiere mezzo pieno, lo so e lo capisco da quel sorriso che tu porti sempre con te. Ti faccio un complimento. Questo sorriso. Grazie. No, è bello. È un sorriso che vuol dire, nonostante tutto, io c'ho un'altra persona che sorride in quella maniera, politicamente, mettiamola così, che è Michele La Ginestra, mio collega. Carino, no, Michele? Sì. Michele è sostenitore del sorriso, ma non solo a chiacchiere, lo porta in giro con sé. Io invece, io sto sempre lì pronto col bicchiere mezzo vuoto e con un caratteraccio, insomma, e non mi sembra di poter dire che stiamo imparando tanto da sto virus, manco per niente, ma anzi vedo peggioramenti in giro. Vedo che la gente,
più o meno giustamente, sta sempre più incazzata, vedo che è sempre più incivile, vedo che è esaurita. Questo non porta tanto buono. Certo, no, immagino. Capito? E allora, Vanessa, Luca, è una bellissima chiacchierata. Sì, no, io sono veramente contenta. Guarda, sono grazie per avermi invitato, perché veramente lo trovo Massimo fantastico. E poi condividiamo, mi pare di aver capito, tantissime ideali, ecco, perché poi lì prima si parlava di gente che invece fa politica per ideologia. Invece questi sono ideali, quelli sani, no? Quelli che aiutano a migliorare. Torniamo agli ideali, mannaggia la miseria. Esatto. Solo che non ci sono i leader. Io non so. Magari un giorno ci saranno, dai. E magari Luchino. Io voglio essere, voglio averlo anch'io il bicchiere un pochino mezzo pieno, dai, proviamoci. Beh, dai, speriamo di tornare presto in teatro, magari anche all'aperto, con i nostri cagnolini. Tutti sì. Magari pure a Bergamo, ammassero come si mangiava bene in quei ristoranti. sì, me lo ricordo. Porca vacca che era. Vabbè, ti aspettiamo, Massimo. È stata una bella settimana, ma la riproporremo. Bene. Grazie infinite, bene. Massimo. È stato... Ciao ragazzi, grazie a voi. Un piacere, grazie. Davvero. Grazie a voi della considerazione che mi avete regalato. Grazie. No, grazie, sei tu grazie. Che c'hai... fatto tanto, tanto onore, davvero, grazie. Grazie. Per me è stato davvero, per noi tutti, un gran piacere, davvero. È un arricchimento culturale, sotto tutti i punti di vista, che grazie infinite. Impagabile. Grazie infinite. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Un abbraccio ad Anna. Ciao. E grazie. Ciao.